Pseudonimo aretino turista d'Arezzo, it Italian, immigrato in Italia. E scrive per Arezzo Notizie. Io spero di leggere bene quello che hai detto. A me ha emozionato tantissimo, hai colto il cuore e lo spirito del giardino e soprattutto di chi lo anima il giardino da qualche anno a questa parte. Provo a leggerlo senza emozione, c'è qualche parolina difficile, spero di saltarla. E mi auguro che anche voi vi lasci qualcosa di emozione. Lo ha intitolato così: Annaffiate il giardino delle idee. Ci sono piante che nascono nel deserto, quasi senza acqua, e che sono toste e robuste come cactus. Nel deserto culturale di Arezzo, avvolto da perenni tempeste di sabbia, in cui è difficile sapere dove siamo, è nato addirittura un giardino delle idee. Personaggi alto livello della cultura italiana che vengono ad Arezzo a condividere le loro opere e riflessioni, dilatandoci le prospettive del pensiero. Nel giardino hanno piantato i primi semi 6 anni fa ed ogni anno la flora culturale si robustisce. Non è minimalista ed ispida come un cactus, ma si presenta colorata e profumata con la freschezza di un giovanile mughetto. Ma dai contenuti talora tosti come le querce, talora flessibili come i cipressi di poesie, talora leggeri come i papaveri che ridono di comicità. Ma l'acqua, i soldi, per farlo crescere sono così bene, da dove viene? I finanziamenti avuti sino ad ora sono massaggio alle spalle con tante pacche che bruciano. Poche pomate marca Bravi Ragazzi e tante supposte Magnum da 10 grammi marca Torna il prossimo anno. Tutte medicine che si sono dovute pagare di tasca loro. Per carità, gli enti sono presenti con patrocini, ma senza trasferimento di pecunia. Un po' di sementi finanziari sono giunti da uno sponsor a tema, Avoca, che si occupa appunto di piante medicinali, ma che coltiva anche la cultura. Con un budget che un ente non ci copre neppure la gestione della carta igienica per 3 uffici, i giardinieri che ribatterizzerei, dice Rossi, mutuando dall'omonimo libro della Carré, The Constant Gardener, i giardinieri tenaci, fanno cose mirabili con una qualità accurata. Chi poteva essere in mezzo al giardino se non uno che si chiama Fiorini, appunto Roberto, a controllare che tutti i petali organizzativi siano sempre al posto loro. Per i personaggi che si ospitano, degni di trasmissioni delle TV nazionali, il giardino oggi è una vera e propria serra. L'ho seguito sin dalla prima location, che era dietro a San Domenico, un praticello a ridosso delle mura cittadine. A un tratto di poesia scovato con sensibilità, fiuto, allora si mangiava anche, oggi si mangia solo cultura. Ora si svolge nel giardino Pensile, tanto per essere in tema, della provincia. I volontari offrono un servizio con attenzione professionale, migliore di altri eventi, con persone che vengono pagate. All'ingresso sempre un sorriso di benvenuto, con consegna di programmi e informazioni. Un minibar con prezzi anche eccessivamente bassi. Un altro provvede a sistemare il pubblico a sedere con un servizio di altri tempi, come si faceva nei cinema. Le giardiniere giornaliste invece intervistano gli ospiti senza indugiare in banalità. Prima della serata una mini task force speciale di inseminazione di vero promo Arezzo porta gli ospiti in uno scelto giro per la città, non dimenticando di ricoprirli anche con cibo nostrano. Si percepisce proprio che gli ospiti si sentono in dovere di parlare con parole entusiastiche del pomeriggio passato a scoprire Arezzo, questo all'inizio del loro intervento che accade poi tutte le sere. Vuol dire che il messaggio è stato ben fatto, data la caratura degli ospiti, che sono parlatori professionisti nel mondo, i nostri bravi giardinieri mandano al giro persone che ricorderanno e parleranno bene di Arezzo.